sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Adoriamo Gesù qui, nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Ti ringraziamo perché ci hai aperto gli occhi e ti riconosciamo in quest'ostia come il Signore disceso dal cielo, il Salvatore del mondo, il Salvatore nostro. Ti ringraziamo, Signore, per la fede che tu ci hai dato in te e ti chiediamo di aumentare la nostra fede perché i nostri occhi siano sempre aperti, il nostro cuore sia sempre aperto e la nostra vita sia sempre aperta a te, perché da te discende la luce, discende la gioia, discende l'amore, discende tutto. Gesù, tutto l'essere nostro si prostra davanti a te. Il primo volto che vide quel cieco di Gerico fu il tuo volto e fu inebriato del tuo volto. Fa che i nostri occhi si aprano e riconoscono te come il Signore della nostra vita. Lode e gloria a te, Signore. Così dice il Signore alla casa di Israele: cercatemi e vivrete, non recatevi a Betel, non andate a Galgala, non passate a Bersabea, perché Galgala andrà in schiavitù e Betel sarà annientata. Gesù. Yeah.
Ascolterai la voce del Signore. Questa sera tu vuoi guarire qualcuno in mezzo a noi, anche vuoi guarire da tumore una giovane donna, vuoi toccare la cornea degli occhi di un'altra donna, vuoi schiarire la vista di un'altra persona e stai parlando al cuore di una persona che si sente sporca e vuoi cambiare il suo vestito sporco in un vestito bianco. E ci sono tante altre indicazioni che tu sei in vena di toccarci, di guarirci. E noi crediamo alla tua potenza che non viene meno. Signore, in questo momento noi ci postiamo davanti a te. Sappiamo che da te esce una guarigione, dalla tua umanità esce la guarigione per noi, la liberazione per noi, esce la conversione per noi. Gesù, Gesù, vogliamo volgere lo sguardo a te e adesso vogliamo mirare le tue piaghe, da cui esce la guarigione. Tutti in piedi. Oh Gesù, siamo davanti a te,
siamo davanti a te morto e risorto, e noi ti adoriamo. O Gesù, noi guardiamo la tua santa umanità, guardiamo le piaghe delle tue mani, da quelle piaghe uscirono tanti guarigioni. Tu imponevi le mani sugli ammalati, su tanti ammalati, tu li toccavi e li guarivi. Le tue mani adesso sono forate. Quante volte hai steso le mani forate sugli ammalati attraverso i secoli e li hai guariti? Perché tu sei il vivente che guarisci sempre. Ti preghiamo, Signore Gesù, stendi le tue mani su di noi e toccaci, tocca gli occhi nostri, schiarisce la nostra vista, tocca i nostri mali che nascondiamo dentro il nostro corpo. Al tuo tocco il male sparisce. Noi abbiamo questa fede in te e nella tua potenza. Per questo, Signore Gesù, noi ti invochiamo in questo momento. O Signore Gesù, noi crediamo che tu puoi guarirci. Crediamo che tu vuoi guarirci, Signore. Si congiunga la nostra fede alla tua potenza, o Signore. Guariscici, o Signore. Guariscici, o Signore. Yalirina yunelura yoriena yarana shiro Yaliriana mayurinu ayu Signore tocca e guarisce, Signore tocca e guarisce, accetta la guarigione del Signore, il Signore tocca in questo momento e guarisce. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei potente, tu stai toccando tante persone dei loro dolori, stai toccando la schiena, stai toccando il collo di una persona e la gola, stai toccando anche gli occhi di un'altra persona e si chiarisce la vista, stai toccando il fegato. Grazie, Signore, perché tu tocchi e guarisci. Yarana maioriane maiorini a noi ore Yurini meyani nuana yorono Yurini nuana yorono. Invochiamo tutti il nome di Gesù. Adesso tutti invochiamo il nome di Gesù, ma guardiamo anche le piaghe dei piedi. I piedi di Gesù camminarono per 3 anni. Percorsero tutta la Palestina, Gesù risanava tutti, liberava tutti dal potere del maligno per 3 anni, ma ancora cammina in questo mondo. Questa sera è qui, ferma il suo piede qui, in mezzo a noi, e viene ancora a liberare dalle oppressioni, a risanare tante delusioni, a risanare tante piaghe inferte dal maligno. E lui liberatore, e lui liberatore, gridiamo a lui con tutta la fede di liberarci. Invochiamo il suo santo nome, invochiamo il nome di Gesù e saremo salvi. Invochiamo il suo sangue su di noi
e ancora il Signore opererà in mezzo a noi. Sangue di Gesù, sangue di Gesù, noi ti invochiamo, scendi su di noi, sangue di Gesù, ed opera ancora guarigioni e liberazioni. Sangue di Gesù, vieni, vieni a liberarci, vieni a risanarci. Il tuo cuore è legato a una donna o uomo, tutta la tieni legata ma non è tua, allenta la corda, lasciala libera, è il Signore che ti parla, tu senti un sussulto nel cuore in questo momento perché senti che questa parola è per te e per un'altra donna c'è questa parola. Qua è una piaga, una ferita profonda. Tu credi che non possa guarire questa ferita perché sei stata prima ingannata, poi delusa, poi tradita. Ma il Signore risana la tua piaga, oh donna. Non temere, io sono con te, farò cicatrizzare la tua ferita sanguinante. Il Signore. Dopo. Il Signore continua a guarire. C'è un piede zoppicante che il Signore tocca e guarisce in questo istante. Chi è questa persona può alzare la mano in questo momento? Grazie Signore Gesù. Il Signore tocca una nuca che non si poteva prima muovere e adesso si muove così spontaneamente che la persona è capace di muovere senza più sentire dolore. E per due persone un dolore cervicale acuto che si scioglie in questo istante. Per due persone, se sono presenti, alzino la mano, sono due persone. No, è finita adesso, e allora no. Coloro che... Bene, grazie Signore Gesù. C'è un tumore che il Signore tocca. È una guarigione importante, il tumore si arresta, è un tumore allo stomaco, il Signore lo arresta. C'è una vaia che in questo momento il Signore tocca, la persona sente come un tocco interiore, come una ferita, siccome nella vaia c'è una ciste, il Signore tocca e guarisce. Se la persona qui presente ha sentito alla parte destra questo tocco dalla mano del Signore e aveva nella ovaia una ciste, questa persona è pregata di alzare la mano. Vediamo. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Signore, ti preghiamo di moltiplicare le tue grazie questa sera, qui abbiamo tante indicazioni, c'è una volontà di guarigione, soprattutto di guarigione interiore, ma anche di guarigione fisica. Signore, adesso noi invochiamo la piaga del tuo costato. Dal tuo costato sempre aperto scorre il sangue che rigenera. Uomo, in questo momento rivedi tutti i tuoi peccati, ne hai fatte delle grosse, non tutti i tuoi peccati sono conosciuti dagli altri, qualcuno è conosciuto, ma la maggior parte dei tuoi peccati sono dentro il tuo cuore, tanti tu li senti dentro il tuo cuore, non l'hai confessato tutti, ma il Signore in questo momento tocca il tuo cuore.
va a confessarti, dice il Signore, e io ti libererò. C'è un processo in corso, andrà bene, una persona viene liberata, viene messa in libertà. Benessere fratelli e sorelle, in attesa che il Signore continui così alla catechella a toccarci, a guarirci, a parlarci, soprattutto a consolarci e a liberarci, perché ci sono due persone con oppressioni che vengono liberate, noi sentiamo qualche testimonianza. E adesso Signore ti presentiamo tutte queste richieste nei cestini, tu sai leggere, Signore, ma prima che tu legga quanto è stato scritto, tu hai letto nel cuore, Signore, per tutte queste care persone ti supplichiamo, concedi quanto hanno chiesto, sii buono e misericordioso, non guardare i nostri peccati, ma guarda la tua misericordia che è infinita. E adesso, fratelli e sorelle, noi ci andiamo alla conclusione, faremo la processione come al solito, guarderemo Gesù, invocheremo Gesù, il suo sguardo penetrerà ancora i nostri cuori, le sue misericordie non sono finite per noi. Signore, tu stai dando uno spirito di consolazione a tante persone e in questo momento hai messo nel cuore di una persona il desiderio vivissimo di riconciliarsi, per cui una coppia si riconcilia, e poi hai messo nel cuore di due persone il proposito fermo di confessarsi, perché sentono un gravore nel cuore e un bisogno di uscire dalla situazione in cui si trovano. E ancora, si tratta di un aborto, c'è una persona che ha commesso un aborto non da recente, ma ancora non ha confessato il suo peccato. Adesso si sta ricordando di questo aborto e è disposto a confessare. Confessati, figlia mia, il Signore ti perdona. Confessati, confessati bene, perché il perdono sia completo. La donna sente in questo momento il vivo desiderio di confessarsi e arrossisce di questo atto, quasi che fosse stata scoperta nel fallo. Ma il Signore non fa arrossire nessuno, il Signore ti abbraccia. E adesso noi andiamo per la processione, gridiamo al Signore con tutta la nostra fede.